Ciao ragazzi, eccomi di nuovo qui con un video molto molto interessante che alcuni di voi forse attendevano da qualche giorno ed è appunto il confronto tra due ciprie fantastiche, premetterei, MAC Prep and Prime e Makeup Forever HD Finishing Powder. Questo è un campioncino, eh? Trovo che non sia giusto dire che una delle due ciprie sia superiore all'altra, perché a mio avviso sono entrambe ottime e secondo me, a seconda delle esigenze, può andar bene, è possibile preferire una all'altra. Inizio facendo le differenze proprio più palesi. Partiamo dal prezzo. MAC Prep and Prime l'ho pagata 24 euro circa 2 mesi fa e sono 9 grammi. Makeup Forever HD Finishing High Definition Powder, scusate, ho cambiato il nome, comunque c'è solo questa di cipria HD della Makeup Forever. Vabbè, questo è un campioncino di 2 grammi, diciamo che la confezione normale sono 10 grammi e viene, se non vado errando, 35 euro. Per quanto riguarda il packaging originale, allora il MAC Prep, la MAC Prep and Prime è contenuta in un pot più largo e più basso rispetto a quello della Makeup Forever. La Makeup Forever nella dimensione reale sono 10 grammi, quindi in realtà anche un grammo in più rispetto al MAC. Però il contenitore anche di vendita rispetto a quello della MAC risulta essere più alto e un pochino più stretto. Quindi, per quanto riguarda il packaging, MAC lo trovo che il packaging della MAC sia migliore. Perché? Perché quando prendiamo il nostro pennello da cipria, abbiamo, vedete, in questo tappo c'entra perfettamente, in un tappo un pochino più piccolo non saprei quanto ci si potrebbe muovere bene senza evitare di far cadere praticamente tutta la cipria a terra. Quindi per questo MAC un punto in più. Passiamo alla composizione. Beh, la composizione del Makeup Forever HD è molto molto corta, 100% silica. Minerale, analergico, l'ideale per tutti i tipi di pelle, persino le pelli più sensibili. Non contiene talco e quant'altro che generalmente può essere contenuto nelle regolari ciprie. Passiamo al contenuto della MAC Prep and Prime. Allora, al primo posto troveremo scritto cornstarch, che è appunto amido di mais, e quindi è quel prodotto, quell'elemento che è contenuto in maggioranza all'interno del prodotto. Segue silica, segue mica e poi una serie di altre sostanze. Quindi anche nella MAC Prep and Prime abbiamo la silica. Colore, entrambe bianche. Passiamo alla consistenza. Consistenza, provo a far vedere, questa è la MAC Prep and Prime, vedete che è sottile, molto molto sottile, impercettibile, non vi scoraggiate, è impercettibile anche a occhio nudo senza avere, diciamo, lo schermo davanti. Passiamo alla texture della Makeup Forever HD. Wow, molto molto più soffice, impercettibile. E vi dirò di più, quando dovevo andarla a prelevare con i polpastrelli non si riusciva ad acchiappare quella della Makeup Forever. Il risultato sono tutte e due ottime. Quella della Makeup Forever lascia la pelle veramente che è un velluto, è bellissima, è piacevole accarezzarsi le mani. Quella della MAC lascia comunque la pelle molto liscia, opaca, opacizzano tutte e due allo stesso modo. Trovo che entrambe minimizzino la texture vera della nostra pelle e quindi altra cosa positiva. Ora passiamo al settoriale. Inizio con la Makeup Forever HD. Inizio dicendo che secondo me è
sofficissima e lascia la pelle veramente fantastica al tatto, e anche a vedersi sembra di porcellana, soprattutto se segue il fondotinta Makeup Forever HD, che è quello che generalmente e ultimamente sto portando io. Poi, che altro dire? Questa cipria qui, guardate, la prova del 9 l'ho fatta utilizzandola sul contorno occhi. Sapete che a giugno appunto avevo comprato il Benefit Pas de Flage, che è quella cipria impalpabile, che appunto se si hanno delle occhiaie poco profonde fa addirittura da correttore da solo. Se non è questo il caso, come appunto il mio, la si può utilizzare tranquillamente come cipria per fissare il correttore. Ora, in questa zona, quella del contorno occhi, è sempre difficoltoso trovare un prodotto che non segni particolarmente. Primo, perché è una pelle molto molto delicata e molto molto sottile, quindi essendo così delicata tende facilmente a rovinarsi, e in più essendo sottile si evidenziano, emergono le piccole imperfezioni della pelle. Per esempio, io ho dei leggeri grani di miglio. Devo dire che ultimamente sono migliorati molto di per sé, di per loro. Però quando applico un correttore, a me serve una coprente, sapete bene, poi applico una normale cipria, questa cipria, la cipria classica insomma, tenderà ad evidenziare tutte le piccole imperfezioni. Ora, in una parola riassumo il tutto. La Makeup Forever HD sostituisce la grandissima, se non addirittura il meglio, del Benefit Pas de Flage. È fantastica, è una cosa fantastica. Probabilmente io, se non ricevevo questo sample, no? Questo campioncino mini taglia, direi, dalla Sephora, avrei continuato ad utilizzare Vita Natural durante la MAC Prep in Prime. Primo per una questione di packaging, secondo perché è un prodottino MAC, io diciamo che sono una MAC-aholic più che makeup-aholic, e quindi tutto ciò che è MAC mi attira particolarmente, ha sicuramente 2 o 3 punti in più rispetto agli altri prodotti, ed in più ci si mette anche il fatto che con 6 contenitori vuoti si ottiene un rossettino omaggio. Quindi, perché andare a comprare altri prodotti quando si possono comprare i prodotti MAC, e quando finiscono provare quella sensazione comunque di piacere perché si potrà ottenere un omaggino? Ok, detto ciò, devo dire che la Makeup Forever HD è fantastica. Minimizza tutti i pori, io ho un pochino di pori qui sulle guance, non si vedono più. Minimizza assolutamente i grani di miglio, tutte le piccole imperfezioni, fino a dei piccoli puntini, per esempio, non so, dei piccoli brufolini, no? Quelli che sono sotto pelle, quando si mette la cipria, generalmente vengono evidenziati. Questa, al contrario, li minimizza. Per quanto riguarda la consistenza invece, la MAC Prep Prime probabilmente, proprio perché, che appunto questa cipria contiene moltissimo amido di mais, avrà la tendenza a cadere verso il basso e quindi a non svolazzare troppo quando la si apre. Mentre invece questo tipo di problema ce l'ha più che altro la Makeup Forever. PS, dimenticavo, scusate, per l'applicazione di entrambe le ciprie trovo sia fantastico il pennellone della Sephora Platinum, che penso questo tipo di pennellone così equivalga circa al MAC